così è, se vi pare. Vada lei, caro Centurio. Sì, signore. Signore.
Spirito, nessuno è mai venuta, come se non ci fosse quella poverina. Oh, ma scusate, siete poi proprio sicuri che ci sia? Come? Dio mio, Lamberto! Dovreste mettervi in conto di prima l'esistenza! Dite voi stessi che nessuno l'ha mai venuta. A rigore di logica, in quella casa non dovrebbe esserci nessun altro se non un fantasma. Un fantasma! Zia, smettila una buona volta! Lasciatemi dire, il fantasma di una seconda moglie, se ha ragione lei, la signora Prova. Il fantasma di una figliola, se ha ragione lui, il signor Bonza. Resta ora da vedere, carissimo. Se questo fantasma per l'una o per l'altra sia poi realmente una persona per sé. Arrivati a questo punto, mi sembra anche il caso... Ma voilà, tu vorresti farci impazzire tutti quanti con me! Mi sento crociate con... Non so che gusto provi a farci impaurire così! Ma che scherza! È una donna in carne e ossa, state certi, e la faremo parlare! La faremo parlare! Ma non l'hai proposto tu, scusami, parla a parlare col prefetto! Io sì, se la succe una donna, dico una donna qualunque, ma parlate bene. Una donna qualunque lassù non ci può essere. Non c'è. Io almeno adesso dubito che ci sia. Dio mio, davvero!